angels are messengers, so I must be an angel. An angel for the machine that is God. That is what I am. I am here to join you to the machine. Ok, ok, molto bene. E lui vuole ovviamente farmi unire alla macchina, ma non so di cosa sta parlando, signori. E voi dite, ma Mike, cos'è sta roba? Signori, state tranquilli, prendete una birretta. Ok, Madonnina santa, siete già agitati. Oddio santo, sono agitato anch'io adesso che voi siete agitati. Ma attenzione per favore, perché questo è Hard Space Shipwreck. No, maledizione, ho sbagliato ancora il titolo. E buongiorno signore e signori, benvenuti a un altro episodio ovviamente di Potenza direttamente dallo spazio profondo che è sopra Barona, sopra il Veneto principalmente. Se non lo sapevate, sappiatelo, sopra il Veneto c'è un sacco di spazio e al di fuori del Veneto non c'è nulla, rischiate di cadere praticamente nel vuoto cosmico. Attenzione, quindi non uscite dal Veneto, state attenti molto bene. Allora, passiamo subito alle cose importanti. Perché siamo qua ad ascoltare ste robe? Perché questi sono tutti i dispositivi che abbiamo trovato sulle astronavi che abbiamo distrutto fino adesso. 994 milioni, sono sempre più vicino allo zero. Amazing. E allora, per la mia gioia, mettetelo un mi piace. Andate a vedere le... Ma cosa dovete andare a vedere? Altre serie putenti potete vedere. Iniziamo subito. Lo catalog 776, Madonnina santa. Miglioriamo quindi lo scanner. Lo scanner, possiamo... lo scanner, ci abbiamo lo scanner. Lo scanner, eccolo qua, lo scanner. Questo devo migliorare. Cosa devo fare? SIS, range, non range. Che ci frega del range? Scan mode system. Vi date informazioni estremamente importanti su altre robe, bene. E voi dite, ma Mike, ma come hai fatto a fare tutte queste informations? Ma ve lo dico io subitissimamente, signori. L'ho fatto perché ovviamente ho aumentato la potenza, il breaking rate. Mi serve top speed ancora maggiore. Mi serve. E per non sapere leggere e scrivere, beh, mi serve più... più frenata, ma prima devo prendere questo. Perfetto, quindi ancora una volta siamo qua nello spazio pronti a fare altri danari. Questo titolo ovviamente, come stavo dicendo poco fa, all'interno attraverso un sacco di messaggi ci fa capire un po' quello che è il setting, la storia. E se non siete qua per vedere questo, beh, vi spiego una cosa. Il buon caro Matteo, Matteo P, ciao bello, ciao, mi ha scritto nei commenti e mi ha detto: Mike, ma in questo gioco si possono anche costruire navi? No bello, no, no fra, no bro, non possiamo costruire. Parlo come i giovani, capito? No fra, no bro, non possiamo costruire cose all'interno di questo. Dobbiamo solo distruggerle. E a noi ci piace distruggere le cose, anche perché tra poco mica tanto, cioè nel senso, quando avrò altri 5, 6, 7 milioni praticamente passo al livello 6 e divento ancora più potente e forse posso distruggere le class di livello 4 ancora più grandi e grosse, ed è quello che vogliamo vedere ovviamente, quindi non perdiamo ulteriore tempo. Allora, quanto mi dice il Trenchant dei Moss? Ok, sono tutte praticamente questo models, ma appunto essendo che in Early Access ci permetterà di avere un sacco di potenze extra. Qua abbiamo un sacco di materials extra. Ok, perfetto, rischio di esplosione è sempre elevato. E per non sapere leggere e scrivere, siamo pronti per iniziare. Era bianca la... Ok, allora, class 1 reactor, power cell, electrical, mechanical, nanocarbon. Per non sapere leggere e scrivere, signori, che faremo? Ho appena migliorato il sensors, così possiamo vedere anche i sistemi, capito? I sistemi, coolant tank, perfectus, questi sono i motors. E non so esattamente a cosa mi è servito vedere questi sistemi, ma è sicuramente interessante. Power cell, eccolo là. Poi abbiamo power junction box. Queste sono importanti perché, giustamente, cosa fanno? Beh, essenzialmente rompono i marons e ci permettono di rimanere folgorati. Il gioco ha una fisica molto sviluppata, se ancora non l'avete capita. E la fisica fa sì che praticamente, se noi stacchiamo una roba elettrica e c'è una perdita di carburante, beh, facciamo kaboom kaboom in poche parole. Vediamo cosa abbiamo intorno di questa... Oh santo dio, queste cose prendono fuoco come niente. Mi sembra che ci sia anche un po' di... accendiamo la luce magari, grazie. Allora, per sapere leggere e scrivere, io attivo qua il portellos. Grazie. Perfetto. Magari apro la porta, Che dici? Ok, così possiamo portare fuori la roba se vogliamo. Ma nel frattempo, per sapere leggere e scrivere, adesso che abbiamo tutto riparato, iniziamo a fare dei taglietti. Voglio cambiare un cicinino il mio metodo di lavoro.
e voglio rendere la potenza ancora più estrema. Più cose riesco a portare via il primo giorno è meglio. E ovviamente queste scintille che vedete che rimangono lì per aria sono estremamente pericolose in vicinanza di tutti questi pacchettini. Vedete queste scintille che si... ecco, quelle. Quelle sono estremamente pericolose in vicinanza di oggetti che rischiano di prendere fuoco. Quindi, tac, diamo una bottarella, ma teniamolo vicino a noi così. Ok, perché l'ho spinto come un virile, ma non ho bisogno che vada a sfracassarsi da qualche parts. Questo ancora non l'ho distrutto. Mi fermo qua, bene. E anche... c'è ancora un altro? Sì che c'è ancora un altro. Madolina santa! Ottimo. C'è ancora qualcos'altro che ti trattiene, bello mio? No, allora vai, sei libero di andare, ottimo. Mentre questo va nel deposit. Questo dove va? Anche questo nel deposit. Allora che facciamo noi? Colleghiamo questo con questo. E colleghiamo questo con il freaking deposit. Perfetto. Ottimo. Tiralo via. Sì, ma non romperti, maledetto. Si è rotto. Si è rotto. Con la differenza che io adesso ho più potenza nell'arma per lanciare più violentemente. Capito? E l'idea è quella di riuscire a portare tutte ste robe più fast, più prima, più esageratamente bene. Prima ovviamente della fine della giornata. Adesso tutti sti marons qua, stanno rompendo i marons. E quindi dov'è il deposito? Madonna santa. Tutto là sopra. Madonna santa, continua a mandare i nanocarboni. Porca miseria. Allora prendiamo... ok, chiediamo tutta la roba più vicino a noi. E poi lanciamo la pacchettino 20. Oh santo dio. Oh. Oh, oh, calmati bello, calmati. Insane, impazzito. Cos'è sta roba? Hard crate. Ok, 90 kg di roba pesante. Non si sa esattamente cosa contiene. Basta che non la lanciamo sopra la casa di Lofra, che dopo viene cimena, signori, ok? Se appena fatto il computer nuovo, poi finisce che io gli smaciullo praticamente il computer. Con tutta la fortuna che ho, va dritto sopra il computer. E dopo c'ho un iscritto che mi guarda meno video. E noi non possiamo accettare questa cosa. Non possiamo assolutamente accettare questa cosa. Nel frattempo altri 10 minuti di lavoro virile. È incredibile come l'ossigeno... Stiamo respirando troppo. Ecco, questa è la conclusione alla quale sono arrivato. Tac, grazie. Vai più in giù così. Tac, anche te, vai più in giù così. Bene, quindi adesso da lì ci colleghiamo qui. E da qui ci colleghiamo là dentro. Vai Tedder, porta via tutto. Porta via tutto, bananone che non sei altro. Sì, ma trascinalo per Natale, che se lo sta lì a guardare, cioè io dovrei... dovrei fare altro, non star lì a guardarti. Nel frattempo voi dite, ma Mike, ma queste navi sono tutte uguali? Beh, insomma, tutte uguali. Adesso non esageriamo con le parolacce, per favore. Ok? Con le parolacce. Noi sappiamo che tra i nostri objective dobbiamo tirar fuori un reactor. E quello possiamo farlo easy peasy. E dobbiamo ovviamente tirar fuori un sacco di roba elettrica, power cell e via dicendo. Quindi, iniziamo con le cose che possiamo fare. Più cose riusciamo a fare al primo giorno, è meglio è. Di conseguenza, adesso, ovviamente, siamo sempre a far su e giù tra queste 50.000 cose. E se io non ricordo male, qua dentro abbiamo, ovviamente, questi sono i... no? Cosa sono quei cosi? Coolant tank. Il refrigerante ci abbiamo sul davanti, qua abbiamo il power cell. Loro vogliono il power cell, quindi io qua... oppure qua ancora meglio? Sì, esattamente. Questo muretto qua. Ci apriamo un buchetto. Un buchetto per mai. Così, grazie. E quindi non deve essere grande e grosso. Dobbiamo solo poterci passare attraverso. E possibilmente senza far esplodere tutto. Quindi prendiamo questo. Ce lo tiriamo verso di noi. Si vede già l'esperienza. Ci spostiamo. Oh, spostati, banana. Ci spostiamo. Entriamo qua dentro. E adesso... adesso un inciuccio. Facciamo una cosa ancora più virile, signori. Questo è benza, sì che benza. Mi serve ossigeno, che parte l'ossigeno qua? C'è l'ossigeno, eccolo qua l'ossigeno, grazie. Perfetto. Quindi
Prendiamo anche, beh, questo kit non è che ci sia in questo momento, ma lo prendiamo, si sa mai quando può servire, eh. Di conseguenza, sappiamo che là in mezzo a questo pannello c'è il coso per il power cell, capito? Quindi magari evitiamo di tagliare in mezzo. È giusto un consiglio così virile che vi do. Di conseguenza, tagliamo qua. Tagliamo là. Prendiamo sto pannello. Eccolo là, vieni con me, pannels. Pannels a 400 kg, oh santo Dio. Ok, spostiamoci. Prendiamo il bellissimo Power Cellus, che ovviamente fa dei campi magnetici, e ce lo spariamo là dentro. Almeno questa se riuscite a farla. Vieni con me, bello mio. Panno d'alluminio. Che giro bello, bello, bello. Tu anche, vieni con me, bello. Santo di... Piano, 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 non essere selvaggio. Oh yes, ho potenziato ovviamente, come potete vedere, il mio gran cannone. E adesso sparo di violenza le cose in giro. Devo fare un buco anche su questo muro, mi hanno detto. C'è roba dietro? No, fantastico. Grazie Gesù, ti voglio bene. Che perché questo è alluminio, quindi fa parte della categoria dei metalli. E i metalli sono robe che ci servono giustamente per pagarci la paga. Come... Oh santo Dio, ancora non ho fatto il taglio giusto. E allora voi dite, ma Mike, ma qual è quindi il piano? Il piano, signori, non è stare là a perdere tempo tutto il giorno sempre con 50.000 pezzi, ok? Allora questo vai là dentro bello così, ottimo. E adesso noi ci avviciniamo ancora di potenza. Vediamo di prepararci per tirar via il reattore. Il reattore l'abbiamo già tirato via. Abbiamo tirato fuori il thruster. Class 1 reactor. Ah no, il reattore l'abbiamo ancora tirato fuori. Dobbiamo spegnere il carburante ancora una volta, perché ormai siamo diventati esperti. Motori, stacchiamo i motori. I motori sono importanti da staccare, signori. Ok. Dobbiamo cercare di fare il più possibilus nel primo giornos. Quindi una spintarella così, ma non troppo virils. Perfetto, quindi tu devi andare là sotto, grazie. E poi anche tu, bello mio, ti prenderei esattamente per il culetto e ti faccio andare là sotto. E siamo a due pezzi mechanical, mi sa, eh. Prendo anche questo e lo lancio là sotto. E sono a tre pezzi mechanical, quattro pezzi. Quanti pezzi mechanical ci abbiamo? 4 su 5. Prendiamo quel pannello là e riusciamo a fare un sacco di punti fast. Il reattore, mi mancano 3 minuti e devo portare dentro il reattore. Porca miseria, sto aprendo proprio bene come una latina di Pepsi-Cola. La sto aprendo. Allora, dammi sta roba. Ormai si nota ovviamente una certa esperienza. Tac, ecco là, lanciato fuori così, molto bene, come facciamo noi nel Veneto. Lanciamo tutto fuori di violence e... Oh, orco cazzo. Oh, reattore, da quella parte che devi andare, bello. Fuck. Mi ha dato una scossa il maledetto reattore. Okay. Abbiamo vedere che musica che ascoltiamo adesso. Madonna santa. Ok, possiamo calmarci un attimo, sì. Electrical, anche quella è fatta. Ci manca 1 minuto e 50 e dovremo recuperare ancora un sacco di robe tipo nanocarbone e via dicendo. Beh, intanto mi prendo... No, non mi prendo niente. Oh cazzo, siamo senza ossigeno. Andiamo verso la base. Abbiamo perso un po' di salute, abbiamo perso un po' di danni, abbiamo perso un po' di roba, ma ho recuperato le cose più grosse. Mi manca solo il metallo grezzo. E come stavo dicendo, forse non l'ho detto, beh, in realtà il nostro obiettivo per questa fase essenzialmente non è quella di tirar fuori tutte le robe super fast, anche se probabilmente ho detto esattamente questo, ma il nostro obiettivo è quello di fare
quello che ci chiede, il work job, perché facendo quello, vedete qua, noi otteniamo i punti LT e i punti LT ci permettono di migliorare il nostro personaggio. Quindi quando avremo un sacco di punti LT, potremo essenzialmente spaccare sta roba con un battibaleno di balena. Perfetto, complete shift 1.200.000, così easy peasy. E se tutto va bene, 400.000 di spese, facciamo 500.000, sono 700.000 di guadagno. Amazing, scendiamo quasi 1.000.000 alla volta. E questi sono solo a livello 3. Voglio fare livello 4 tra poco. Livello 4, equipment. Quindi, come siamo messi? 70, 80, 39 lo scanner. Potrei anche ripararlo, ok? Così fa meno schifo. I thruster, come sono messi? Potrei aumentare il breaking rate per migliorare ovviamente i frames. Potrei fare aumentare la durata dei tether. Ecco, questo sarebbe interessante. Poi diventa di 2 minuti. In modo che i tether stupidi non durino così poco. Infatti, facciamolo. Perfetto. Grappolo. Abbiamo fatto tutto sul grappolo. Ci manca ancora un po' di range sul coso che taglia. E il cooldown, sì, overheat cooldown, heat capacity. Possiamo migliorare il raffreddamento. Il raffreddamento così. E siamo ancora più virilmente potenti e continuiamo ovviamente lo stesso lavoro. Via, via, non c'è tempo da perdere. Non c'è perdere da tempo. Cosa ci manca? No, carbone e metallo. Beh, questa è abbastanza easy, raga. È abbastanza easy. Per fare questa, basta prendere il taglio così. Venire qua e ad esempio, tac, fate due in una. Tac, guardo là, ok? Non so se mi spiego. E non mi chiamo nemmeno Diego, capito? Madonna, sì. Humor puro. Humor veramente. Che carisma. Mi hanno detto che io manca la carisma. E allora che devo fare, raga? Cioè, non è che siamo tutti. Non è che siamo tutti nati con la carisma in tasca. Che cacchio, guarda qua come si taglia di violence. Perfetto. Ah, questi sono metalli. Tra l'altro, i tether, quindi prendiamo questo e lo stacchiamo. Dove va buttato? Beh, in realtà posso buttarlo io senza perdere troppo tempo. Va là e non rompe i marrons. Tu. Tac. Guarda là, amazing. È fatto anche il metallo. E vabbè, ma te ne do un altro po' di metallo, dai, toh. Guarda là con quanto. È questo proprio quello che stavo dicendo. Diventa sempre più si va avanti e più diventa facile, ovviamente, fare questi lavoretti. Perché smantellare navi diventa un gioco da ragazzi. E più possiamo anche proteggerci. È una cosa fighissima, vedo. Ci possiamo attaccare alle robe per proteggerci quando siamo nella cacca più profonda. In questo momento ancora non sono stato nella cacca più profonda perché non mi sono fatto sparare in faccia cose. Ma potrei anche far saltare questa astronave volendo. Giusto per un po' di hobby, per. Oh, biondo, riesci a collegare quello che devi collegare? E dopo ovviamente un altro cicinin di lavoro. Ecco qua la nostra astronave che si sta sfaldando come sempre. Nanocarbonio ci serve a portarla dentro. Ovviamente noi siamo troppo deboli, allora decidiamo di far lavorare i nostri tether per noi. Mi raccomando, ricordate di tenere schiacciato il pulsante tipo CTRL se doveste giocare a questo titolo, perché è quello che vi fa tipo stare fermi nello spazio. Capito? E quindi sì, stiamo buttando via praticamente un po' di titanio, un po' di schifo così, ma solo perché abbiamo 4 minuti e non vogliamo perdere ulteriore tempo con questo schifidus di astronaves. E nel frattempo il nano carbonio che gli stiamo mandando dovrebbe essere sufficiente, a patto che non mi tiri dentro anche a me, ed ecco là, un altro lavoro finito. E io potrei anche quindi concludere qua la giornata, oppure potrei andare ulteriormente a tagliare alcuni pezzi. E voi dite, ma perché dovresti farlo, Mike? Ma ragazzi, semplicemente perché ormai la giornata la sto. Cioè, cioè, ho pagato l'ossigeno, ho pagato tutto, quindi tanto vale, capito? Cercare di guadagnare il più possibilus da questa cosa, quindi questo deve andare là dentro. Perfetto, così, e via, e non se ne parla più. Cerchiamo di capire cos'è che ci tiene ancora attaccati qui. Dovrebbe essere ovviamente questo pezzo. Dov'è il pezzo? Qual è il pezzo? Qual è il pezzo che ci tiene attaccati? Maledetti bastardoni. Questo. Stacchiamolo. Ops. Potrei aver tagliato un cicino di troppo. Ops. Ormai siamo diventati degli experts. Quindi tagliamo anche di troppo. Addirittura. Tre cose lì senza perdere il serbatoio. Senza prendere, scusate. Il serbatoio. Bam. Ok, l'abbiamo spostata. Un cicino l'abbiamo spostata però. Quindi vai là dentro anche te.
Questa si può spostare. Quella rimane lì attaccata per l'eternità. Questa si può spostare, quindi vai là dentro anche te. E adesso non ci resta che farlo. Guarda qua quanti pezzettoni che avanzano. Ma è amazing. E niente, questo gioco per me è un gioco relax. Un gioco che seppur per alcuni possano diventare repetitive, per me è divertente. Per me è divertente perché ti permette di fare cose che ovviamente non puoi fare in altri giochi. Alcuni, come ad esempio il buon caro Darwin, mi ha detto, sarebbe fico se un gioco così lo facessero per lo smantellamento delle macchine. Ci dovrebbe essere ovviamente qualche titolo che si chiama Junkyard Simulator, ma se ne dovrebbe riparlare ancora tra un po', tra un bel po'. Ok, ci siamo, ti sposti? Non ti piace proprio spostarti, bananone che non sei altro. Allora, tiriamo fuori quello che congela. Oh, eccolo là, vedete, a volte sono proprio questi pezzi che tengono insieme il tutto. E niente, quello era il nostro ultimo tether, quindi preghiamo che faccia un buon lavoro affinché noi ovviamente ci ritiriamo la base con estrema esperienza e potenza e un altro turno di lavorazione virile si porta così a termine. 910 kg di attrezzatura potente, nave. E cosa è rimasto ovviamente dell'ultima nave? Oh cazzo, chi se ne frega, fammi entrare, bananone. A un secondo dalla fine. Amazing. La potenza la portiamo ancora a casa. Beh, abbiamo distrutto 230 kg di titanio, che lo sapevamo già, ma abbiamo fatto tutto, 140 punts. Perfetto, termina il nostro tour e abbiamo finito un altro lavoro. Amazing, 992 milioni. Mi sento già quasi privo di debiti. Potrà tornare Franco Lotaglio da sua figlia? Questa è un'ottima domanda. Ma nel frattempo vediamo di sistemare ancora cosa possiamo potenziare. 350 qua. Un armor, Sweet Integrity. Miglioriamola perché non si sa mai cosa può succedere. Quindi iniziami un altro turno, portami da qualche altra parte. Ma soprattutto, come siamo messi con la certificazione? 9 milioni e 2. Abbiamo fatto 3 milioncini di salto praticamente, o poco meno. Però di questo passo qualche altro turnetto e ovviamente andremo avanti con la potenza. Ma state attenti per favore con questo che vi dico. Nell'ultimo episodio ho detto, ma effettivamente quanto è longevo questo titolo? E state attenti che longevo non significa ripetitivo, nel senso che dobbiamo andare avanti, fare cose, bim bum bam. Perché riguardando un attimo il video ho detto, ma Mike, ma che cacchio hai detto? È probabile che questo titolo sia si dilunghi perché devi fare le stesse cose sempre? Allora, da un lato potrebbe essere interpretata così, ma il ragionamento sarebbe sbagliato. Perché comunque, secondo me, la bellezza del titolo sta proprio nel fatto di dover affrontare sempre varie situazioni diverse. E un taglio sbagliato vi posso assicurare che può portare a varie esplosioni non proprio simpatiche. Ma con questa perla ovviamente io vi ringrazio per la compagnia, per la potenza, e se vi è piaciuto lasciate giù una lenza, lasciate un mi piace e ci vediamo ovviamente di prepotenza al prossimo episodio. Mike senza nome, passo e chiudo, ciao!